questa puntata parleremo di alimentazione. Noi tutti mangiamo ed è uno dei piaceri della vita che preferiamo. Regolando la qualità e la quantità degli alimenti che assumiamo, siamo anche in grado di mantenerci in buona salute. Vedremo insieme come farlo. Frutta e verdura rappresentano componenti irrinunciabili di una buona alimentazione. Siamo i registi del nostro benessere. Il nostro corpo consuma sempre energia, anche quando non muoviamo un muscolo. L'energia di cui ha bisogno gliela dà il cibo. Ma se ne mangiamo troppo, gli forniamo più energia che misuriamo in calorie di quella che riusciamo a bruciare, il nostro corpo la accumula. Cominciamo insomma a ingrassare. E se ingrassiamo troppo, senza che ce ne accorgiamo, aumenta il rischio di futuri problemi al cuore, di diabete, di alcuni tipi di tumore, di danni alle articolazioni. Più ci muoviamo invece, più energia bruciamo. Restituendo questa energia all'organismo, manteniamo il nostro peso. Se invece non gliela ridiamo o non gliela ridiamo tutta mangiando qualcosa, l'organismo attinge alle sue riserve e cominciamo a dimagrire. Anche dimagrendo troppo possiamo andare incontro a problemi di salute gravi, perché a un certo punto l'organismo comincerà a mangiare, per così dire, i suoi stessi muscoli. Il digiuno non è una cura dimagrante. Meglio di no. Se le calorie spese con l'attività fisica sono più di quelle che entrano con il cibo, si dimagrisce. Se invece sono di meno, si ingrassa. Il segreto del nostro peso è tutto qui. Oggi tendiamo soprattutto a ingrassare, perché ci lasciamo tentare dall'abbondanza di alimenti ricchi di calorie. E che domenica è questa? Forza papà, alzati, attivati, è una giornata bellissima. Guarda che ti sta venendo anche la pancia. Infatti io me la sto godendo la domenica. Pensa a te che sei secca come un chiodo. Ma scostati, perché adesso c'è il finale del film. Spesso ci lasciamo tentare dalle diete drastiche, alla moda, o inventate da noi. Basta, devo cambiare vita. In realtà, queste diete rischiano di privarci non solo di calorie, ma anche di nutrienti preziosi, e fanno quindi più male che bene. E poi, soffrire è inutile. Quasi nessuno riesce a mantenerle a lungo e inevitabilmente si torna a ingrassare. E allora come si fa? È molto più facile e più sano dimagrire semplicemente mangiando meglio e usando i muscoli ogni volta che possiamo. Camminare, fare le scale, portare la spesa, ballare, andare in bicicletta e naturalmente lo sport. Va bene tutto. Almeno mezz'ora di attività fisica al giorno dovrebbe far parte della normale cura della persona, esattamente come lavarsi. Perché oltre a farci dimagrire, muoversi fa bene al cuore e previene molte malattie per tutto il resto della vita. L'epidemia di sovrappeso e obesità che interessa il nostro paese, in particolare i nostri ragazzi, un terzo sono in eccesso ponderale, mentre la metà della popolazione adulta è in sovrappeso o obesa, rappresenta un problema di salute, non solo un problema di tipo estetico, in quanto favorisce lo sviluppo di malattie cardiovascolari, diabete e anche diverse forme di tumore. Per questo è importante mantenere un peso forma, che si realizza attraverso un equilibrato apporto fra alimenti ed attività fisica. Una sana alimentazione non rinuncia a nulla, non esistono cibi buoni o cattivi, ma uno stile alimentare che ci può aiutare a vivere meglio, a lungo e in salute. Quali sono i segreti? È variare, assumendo tutta la gamma di alimenti che la natura ci offre. Una buona quantità, un'abbondante quantità di frutta e verdura che sono ricche anche degli elementi utili a contrastare la formazione di radicali liberi alla base dell'invecchiamento e delle malattie cronico-degenerative, quindi malattie cardiovascolari ma anche diabete e tumori, e pane e pasta che sono alla base della nostra
nostra piramide alimentare. La piramide alimentare che rappresenta in sintesi le buone abitudini nell'ambito di una dieta che si ispira alla dieta mediterranea. A questo vanno aggiunte una quota adeguata di alimenti proteici che comprendono carni bianche, una quota non eccessiva di carni rosse, ma anche formaggi, latte, che rappresentano i piani più alti della piramide, quindi quantità meno abbondanti rispetto a pane, pasta e a frutta e verdura. Frutta e verdura devono comparire almeno 5 volte nella proposta alimentare di tutti i giorni. Insieme al pane e alla pasta, frutta e ortaggi sono il cuore della tradizione alimentare italiana e mediterranea, una fra le più buone e più sane del mondo. Che frutta! Verdura e legumi fanno benissimo. E tu che ne sai? L'ho letto. Quasi tutti i legumi, i frutti e le verdure sono ottime fonti di vitamine e minerali, essenziali per il buon funzionamento del nostro organismo. Arance, pomodori e kiwi sono ad esempio ricchi di vitamina C e acido folico. Di provitamina A sono invece ricchi carote, albicocche e gli ortaggi a foglia verde, che contengono anche calcio. Patata e pomodoro sono ricchi soprattutto di potassio. Mamma, ne abbiamo ancora per molto! Cara mia, frutta e verdura mantengono giovani. Frutta e ortaggi ci forniscono antiossidanti, sostanze che proteggono la membrana e il DNA delle cellule dall'azione dei radicali liberi e quindi dall'invecchiamento precoce. Fra gli antiossidanti ci sono la vitamina C, il licopene dei pomodori e i carotenoidi che colorano di giallo, arancio o rosso molti vegetali. Ma ci sono anche altre sostanze presenti in piccolissime quantità, come i fenoli di quasi tutti i frutti e le verdure, i tocoferoli, dei semi oleosi e degli ortaggi a foglia verde, il selenio e lo zinco. Mamma, abbiamo già comprato un sacco di roba. Di frutta e verdura non se ne mangia mai abbastanza, al contrario di quelle schifezze che mangiamo noi. Più della metà delle calorie di cui abbiamo bisogno dovrebbe venire dai carboidrati, quindi da pasta, riso, pane e patate, oltre che da legumi, ortaggi e frutta. I vegetali contengono infatti amido e zuccheri più semplici, che sono assorbiti e utilizzati facilmente dall'organismo e senza produrre scorie metaboliche. E in più ci assicuriamo anche altre sostanze, che nutrono e proteggono la nostra salute. E come la proteggono? Vediamo, senti qui. Dice, ad esempio, nei broccoli, nei cavoli, nei carciofi ci sono diverse classi di composti solforati che facilitano l'eliminazione di sostanze cancerogene. L'alimentazione è uno straordinario strumento per condizionare positivamente il nostro benessere. Però se abusiamo di certi alimenti o ne mangiamo troppi o troppo pochi, rischiamo di peggiorare la nostra condizione di vita, il nostro benessere ed ammalarci. In Italia, così come in molti paesi del mondo, sta emergendo una vera e propria epidemia di obesità, che nasce da un eccesso di consumo di alimenti troppo calorici a fronte di dell'aumento della sedentarietà. Quali sono alcuni buoni consigli che ormai anche gli scienziati internazionali ci danno per stare bene in salute? Il segreto è quello di limitare l'apporto alimentare senza esagerare in zuccheri o grassi, ma soprattutto variando la nostra alimentazione. Dalle evidenze scientifiche risulta che ogni miliardo dedicato alla prevenzione ne farà risparmiare 3 in minore cure e riabilitazioni. Cosa possiamo fare per prevenire la maggior parte delle malattie cronico-degenerative, ovvero i tumori, le malattie cardiache, gli ictus, il diabete? Possiamo intervenire su quelli che sono i principali fattori di rischio, che sono l'alimentazione, la sedentarietà, il fumo e l'abuso di alcol. Sappiamo che lo scarso consumo di frutta e verdura causa in tutto il mondo circa il 30% delle malattie cardiache e l'11% degli ictus.
Se ogni cittadino dell'Unione Europea consumasse 5 porzioni di frutta e verdura ogni giorno, si eviterebbero, pensate, più di 135.000 morti ogni anno per queste malattie. Da tempo si sente ripetere il ritornello: ma mangiare sano costa troppo, è aumentato il prezzo della frutta e della verdura. Quali sono le possibili soluzioni? Una maggiore consapevolezza, che può essere la chiave di volta per acquistare spendendo meno e anche buttando via meno cibo nella spazzatura, perché sappiamo che una quota considerevole di quello che acquistiamo poi finisce fra i rifiuti. Come comportarsi? Quali sono i suggerimenti utili? Ricorrere sicuramente alle verdure, alla frutta stagionali, a quelle che sono prodotte più vicine a noi, quindi ai prodotti locali, che sono maggiormente presenti sul mercato e a prezzo più contenuto. Per controllare il peso abbiamo alcune strategie che ci sono utili. Una giusta quantità di cibo, senza esagerare, ma che comunque comprenda un ricco apporto di vegetali come frutta, verdura, che con le 5 porzioni al giorno ci daranno una garanzia per ridurre il rischio di molte malattie cronico-degenerative. Per prevenire le malattie cardiovascolari, quindi l'infarto, l'ictus, ma anche i tumori e anche il diabete, è importante consumare ogni giorno almeno 5 porzioni fra frutta e verdura. La carta vincente di frutta e verdura è il fatto di poter pescare fra una grande varietà. È facile mangiarne a sufficienza senza doversi limitare nella scelta. Da preferire frutta e verdura di stagione, che è più conveniente e anche più ricca di sostanze nutritive. Affidiamoci anche ai colori. Abbiamo una vasta gamma di colori, in particolare il bianco, il giallo, il rosso, il verde e il blu. Il bianco del cavolfiore, delle cipolle, dell'aglio e dei funghi, ma anche il giallo delle arance, delle pesche, delle albicocche, delle zucche, dei peperoni. O ancora il rosso dei pomodori, delle angurie, delle ciliegie, delle mele, delle fragole, il verde delle insalate, del prezzemolo, delle zucchine, del kiwi e anche dell'uva. Per finire con il blu della melanzana, dei frutti di bosco, dell'uva rossa, delle prugne e dei fichi e del radicchio. Buon anniversario! Ehi, sono bellissimi! Ho portato delle cose buonissime per stasera. Grazie per questi fiori meravigliosi, ma non ci sarà nessuna cena di anniversario. E perché? Che ho fatto? Ho ritirato le analisi. Hai più di 250 di colesterolo e non potresti superare i 200. Vabbè, chissà che mi credevo. La dieta la cominciamo domani. Stasera ho preparato vino, candele, musica, i figli fuori. No, non ci sarà nessuna cena. La dieta la cominciamo oggi. Io ho 260 di colesterolo. In questa casa non entra più un grammo di grasso. In realtà i grassi non rendono solo gustosi molti cibi, ma servono a fabbricare le membrane delle cellule del nostro corpo e ad assorbire molte vitamine, e contribuiscono al buon funzionamento di tutti gli organi. E dai, su, parliamone. Sono anche ingrassata 2 chili. Dove? A parità di peso, i grassi contengono più del doppio delle calorie contenute nei carboidrati e nelle proteine. Però, per mantenersi in salute, un adulto non dovrebbe ricavare dai grassi più di un terzo delle calorie di cui ha bisogno. Troppi grassi, quindi troppa carne, troppi formaggi e troppi condimenti, aumentano infatti il rischio di obesità, malattie cardiovascolari e tumori. Burro. 85 grammi di grassi per 100 grammi di burro. Via. Parmigiano. Ah no, il parmigiano no. Guarda, 28,1 grammi di grasso ogni 100 grammi. Che farà mai una spolverata di parmigiano? Una spolveratina. Anche il colesterolo è indispensabile all'organismo, che infatti ne produce per conto suo più di quanto ne entri con il cibo. Troppi grassi e troppe calorie
aumentano però la quantità di colesterolo nel sangue. E un livello alto è un indicatore della probabilità di danni alle arterie, quindi di infarto o di ictus. Il modo migliore per controllarla, oltre all'attività fisica, è ridurre le calorie e fare attenzione ai grassi. Capito? Ok, vediamo che cosa possiamo mangiare stasera allora. Fanno aumentare il colesterolo se consumati in grande quantità i cibi ricchi di grassi saturi, come la carne e i salumi, ma anche panna, formaggio e burro. Non lo fanno invece aumentare i cibi ricchi di grassi insaturi, come gli oli di oliva e di semi, le noci e le nocciole, e anche il pesce, soprattutto quello azzurro. Se non sono troppi, i grassi insaturi aiutano anzi a impedire la formazione di placche nelle arterie e a rimuovere il colesterolo dal sangue. Ok, allora buttiamo carne, formaggi e burro. Aspetta, qui dice che i grassi saturi possono arrivare al 10% delle calorie totali. Non sono mica velenosi. Ok, hai vinto, ma non sbagliare i conti, eh? Vado a cucinare. Bene. Per cucinare e condire usa pochi grassi. E preferisci olio extravergine di oliva e oli di semi a burro, strutto o panna. Mangia pochi fritti. Mangia pesce fresco o surgelato 2 o 3 volte alla settimana. Scegli tagli di carne magri, quelli con meno grasso visibile. Non mangiare più di 2 o 3 uova alla settimana. Fai porzioni piccole di formaggi. Sono tutti ricchi di grasso, anche quelli freschi. Sono buoni per questo. Se nell'etichetta leggete l'addizione grassi, oli, vegetali, non è rassicurante, in quanto sono grassi di bassa qualità ed alto contenuto di grassi saturi, come l'olio di palma, di colza o di cocco. Inoltre è importante guardare il contenuto di sodio o di sale da cucina e ricordo che gli alimenti naturalmente coprirebbero già il fabbisogno del nostro organismo in sodio, quindi è solo un fattore fatto di gusto aggiungere il sale. Inoltre è importante guardare il contenuto in zuccheri semplici, quindi cercare di ridurre quegli alimenti come le bibite, i succhi, le caramelle, oppure il contenuto in colesterolo che troviamo molto nel tuorlo o nei crostacei per esempio. Il contenuto in fibre che troviamo particolarmente nella frutta e nella verdura, ma anche nei prodotti integrali, che ci dà senso di sazietà e che aiuta il buon funzionamento intestinale. E quindi seguendo queste regole, anche con qualche eccezione, con qualche deroga, sicuramente è garanzia di una buona alimentazione e quindi di una buona salute. Ricordo che il contenuto di sale utilizzato in Italia è il triplo rispetto a quello che sarebbe il contenuto minimo indicato per una sana alimentazione, quindi i 5 grammi di sale nell'arco della giornata da utilizzare per condire ma anche per cuocere la pasta. È importante utilizzare l'olio extravergine d'oliva a crudo da aggiungere agli alimenti per avere un buon contenuto di antiossidanti. La cottura rischia di perdere queste sostanze protettive e funzionali e un paio di cucchiai coprono il nostro fabbisogno di acidi grassi essenziali. In questa puntata abbiamo approfondito il tema della sana alimentazione. Abbiamo visto come ognuno di noi può essere il regista del proprio benessere. Facciamo come ci suggeriscono gli antichi, che il cibo sia la nostra medicina.